Buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui alla presentazione, perché la presentazione alla, a dare il bentornato a Mr. Zema, che si lega alla Roma con un contratto di 2 anni, più eventuale opzione per il terzo. Niente, mi preme soltanto prima di cominciare e lasciare la parola a lui, che sono sicuro avrete mille domande da fargli. Mi preme soltanto sgombrare il campo dagli equivoci, ma non tanto per difendere il lavoro e la società, che tanto si è difesi o criticati quasi a prescindere dalla qualità del lavoro stesso, quindi non è quello che mi interessa chiarire però che non è assolutamente, come è stato detto, né una seconda né una terza scelta, è una scelta ponderata, con la quale ci siamo presi tutto il tempo che ritenevamo utile, perché comunque non è soltanto il tempo che ci possiamo prendere noi, è anche il tempo di cui hanno bisogno gli altri, gli interlocutori in questo caso, perché ci sono degli impegni da rispettare, ci sono delle attese comunque che vanno consumate, ma mi preme appunto sottolineare questo fatto perché Zema non è né una terza, né una quarta, né una seconda scelta, ma è la scelta che è stata fatta dopo aver avuto la possibilità di confrontarsi con diversi altri interlocutori, dopo aver a lungo pensato con Sabatini, con Fenucci, quella che era la cosa migliore da poter fare, ed è una scelta che non è derivante dal fatto che altri interlocutori possono aver detto di no, anzi questa è una cosa che ci rende abbastanza molto fieri, nel senso che tutti gli interlocutori eventualmente contattati avevano dato disponibilità ad essere l'allenatore della Roma. E ripeto, questo è per dare a Zema quello che è di Zema, non è per difendere, che poi sinceramente mi importa, il giusto, il lavoro della società. È per un motivo semplicemente banale, perché tra le tante cose che sono state dette, perché della scelta di Zema, tutte perfettamente legittime, molte delle quali legittime, perché comunque si continua sul solco di voler cercare un gioco attrattivo che andavamo cercando fin dall'anno scorso, perché comunque è in grado di valorizzare i giovani, perché comunque è un allenatore che può riportare la gente allo stadio, sono tutti motivi legittimi, però troppo spesso si è dimenticato quello fondamentale, molto banalmente perché se lo merita. E con questo direi che do ufficialmente il bentornato a Mr. Zeman e lo lascio a voi per le domande di rito. Grazie.